Mamma, ricordo, aveva capito tutto. Mamma aveva capito. Appena ci vide, ci abbracciò tutti, piangeva. Aveva il volto completamente bagnato dalle lacrime. Lo ricordo. Lo ricordo, il suo viso contro il mio. Il mio viso che si bagna nelle sue lacrime. Le SS inseguivano chiunque si attardava. A un certo momento vide che stavano avanzando un po' verso la nostra direzione. Ricordo le parole di mamma, le ultime parole di mamma. Fate presto, andate, andate, andate via. Non vi vedrò più. Ricordo che accennò appena, il tempo non c'era, a metterci le sue mani sul capo, come fanno i genitori ebrei per benedire, per dare la benedizione ai loro figli. Quella è stata l'ultima volta, l'ultimo momento che ho visto mamma. Io quando racconto quello che ho vissuto, io lo rivivo, io soffro, io piango. Se lo faccio, lo faccio per voi ragazzi. Dovete capire che in quel passato non dovrà mai, mai ritornare. E spetta soltanto a voi. Ecco come farlo. Non siate mai assenti. Non date mai deleghe in bianco a nessuno. Sappiate sempre ragionare con la vostra testa. Questa è la cosa più importante. C'è gente che dice soltanto io sono in grado di risolvere i problemi che ci assillano. Non è vero. Non esiste l'uomo della provvidenza. Non esiste. Le difficoltà si superano, sì, ma soltanto se c'è l'aiuto e la collaborazione di tutti. Non lo dimenticate mai.